Amici di Braciami Ancora, nuova puntata di una bistecca con... Una bistecca per due, che è il fine Natale. No, una bistecca con... Fabrizio Politi, Mr. Rick Life. Quello di... A gratis. Avete capito? Quanti follower c'hai su Instagram? 315.000. Allorché io mi sono detto, se questo... Pure 55 su TikTok, oh. Mila. Mila, 55.000 su TikTok, 315.000 su Instagram, 370. Allorché mi sono detto, ma se 370.000 persone seguono questo signore, ci sarà un motivo. Tutti parenti. Che fai, come che Cozzalone con gli aspirapolveri? Ci avrà qualcosa da dire se tutta sta platea di persone lo seguono? Lo scopriremo oggi con una bistecca con Mr. Unique Life. Penso. Allora, Nick da 85, mi è rimasto dai tempi. Sì, quando chiamo l'anagrafe, la mail la devo indicare, no? Perché così è come da 80. Quindi è un nome vecchio? Beh, più o meno dal 96, sì. Wow, quindi proprio ancora prima de che ci fossero i social? Sì. E sei rimasto ancorato a questo Nick? Sì, perché mi sono comprato il dominio, mi sono comprato tutto, mi sono fatto il sito. Ah, com'è, ridillo, faccio lo spelling? Mister Unico Elife. Ok, Giacomo, tu riuscirai Fabrizio a mettere una grafica decente sul suo Instagram? Ci provi? No. Ok, non famoso. Prendi video porno, prendi quell'altro. Famoso perché indica i posti a gratis a Roma e non solo. In tutta Italia. Allora, però noi adesso ci voltiamo. Siamo da Beef Bazaar, no? Siamo da Beef Bazaar. Che è uno dei ristoranti più fighi del centro Italia per quanto riguarda l'offerta carnivora. Uno dei primi pure, oh. Ah sì, e se dobbiamo mangiare la bistecca? Che peccato. Che per te sarà? No, veramente me lo arriva a steccare, ma una a testa. Una a testa, sì, senza problemi. Prendiamo un chilo e due, ce la dividiamo. Ma io divido, ma il chilo e due me la mangio da solo. Non vuole dividere assolutamente nulla. Il cibo non si divide. Mi piace. Comunque la bistecca sarà logicamente a gratis. Bravissimo. Allora, là c'è sta il banco della carne. Andiamo a decidere. Hanno microfonato. No, andiamo a scegliere. Ah, te la scelgo io? Ok, allora. Lo scegli io e dopo tutto io qua. Signori della corte. Signori, questa è l'offerta carnivora di un normalissimo venerdì sera qui da Beef Bazaar. Simon. Ah, ma io sono vegetariano, non l'ho detto fino adesso. Non ti preoccupare, se sei vegetariano c'è questo. Vieni Giacomo, guarda. Per i vegetariani c'è questo, il pomodorino, ok? 8 kg e mezzo di pomodoro. Esattamente. Allora, scusa, grigliatore? Ciao, come va? Tutto bene? Grillman. Lui ragazzi è quello che ci cuoce la bistecca. Che ci proponi? Allora, se volete una spagnola... Se vogliamo una spagnola... cominciamo malissimo stasera. Fregate calma, dove? Aspetta, andiamo qui da Fabrizio. Se gli bracciami ancora, io sto qua a Fragosta del Pim, io sto qua a Fragosta del Carrefour. Allora, oggi non è Fragosta del Carrefour, oggi è tanta roba. Su quella che la cuoce è così, e la cuoce diventa così. Ma tu te fidi? Mi fido di te. Te fidi di te, sicuro? Mi piace Erta e Arsangue. Erta e Arsangue. Allora, Erta, Arsangue e spagnola. Ma stai a cuionare. Se ne fai un'altra era uguale. Perché quella è marezzata, quelli altri. Vabbè, se è marezzata, scusa, scemo io, se è marezzata. Che sono di marezzata? Col grassetto interno. Ah! Fagliela vedere, tirala un po' fuori. Dai, facciamo mini. Ma sì, dai. La vedi? Adesso che me l'hai detto, sì. La vedi, quella è marezzatura. Scusa, il taglio minimo qual è di questo? Questa 1,3 kg, 1,4 kg. Minimo. Ricapitolando, a bistecca ce la sta a tagliare, spagnola amarezzata. Ha tagliata un chilo e tre, facciamo vedere. Poi, tieni, direi che si può fare. Poi se c'hai ancora fame, ieri andiamo sotto. Andiamo da Ginger Bughi a caro. Cottura al sangue, va bene. Grondante sangue. E andiamo a mettere a sede, va. Dai, Eva. Vai. Grazie ragazzi. Allora, ricapitoliamo, Mr. Nick Like, Fabrizio, tu sei quello da gratis. Sì, sono quello che racconta i nostri tesori sul mio canale. Ragazzi, come dicevo prima, c'ha 300.000 follower, ci avrà qualcosa da dire interessante, no? Allora speriamo che emerga qualcosa di interessante in questa nostra chiacchierata. A me mi piace condividere una bistecca con voi altri. No, voi se altri, secondo me. Il cibo. Esatto, siete fighi. Ma chi? Voi che invito a queste mie puntate, a questi miei format. Fammi sta scritto, allora, perché andiamo a litigare? Perché non vi dà di due? Fammi sta scritto che vado a litigare, okay, sto bevendo. Perfetto, già c'è sta un po' di attrito, mi piace. Mi dici come è nata sta storia? Chi cazzo l'ha fatto fare? Com'è nata? Cioè, tu c'hai 315.000 follower, sarei partito da zero come tutti noi certo. Altri, no?
E come hai iniziato? Io ho iniziato come i dinosauri. Cioè, iniziato 10 anni fa con Instagram, a fare foto. Quando si postavano 28 milioni di hashtag, si postava 3 volte al giorno. E tu devi mettere la fa fotina carina, c'erano manche le stories. Quindi parliamo di un'epoca geologica fa. Manco mai ricordo il panter deontologico. E che dicevi queste? No, erano solo le foto di Instagram, erano le foto di Pinterest. Erano le tavole apparecchiate, ti ricordi? Le tavole sì, apparecchiate. Tutto leccato, tutto bello. Leccato magari. E. Poi era tutto curatissimo, cioè era la tavola dall'alto, filtro, le esatto. cose, il filtro che era, ci stava l'amaro, il filtro Barcellona, amaro, tutta questa roba. Ti ricordi tutti? Tutti, mi ricordo, sono vecchio. Non c'è sta più niente di questo. No, ci stanno, ma Oslo. E sì. Poi piano piano la piattaforma è cambiata, perché prima l'idea dell'Instagram era, mi guardo l'Instagram per rosicare dell'influencer che sta a fare la bella vita. Ok. E, cioè l'influencer era il, oddio vorrei diventare come lui. Ed era, non te dico la Ferragni, ma era l'influencer. Io non ci vorrei diventare come te, stai simpatico, ma come te. Ma manco io ci voglio diventare. E poi piano piano la piattaforma è cambiata, è diventata che l'utente deve avere qualcosa che la piattaforma gli lascia. Cioè io guardo te perché so che magari vado a mangiare in un posto diverso, sì. Mi interessa la carne, mi interessa qualcosa e tu mi lasci un'informazione che a me serve. E quindi io chiudo la piattaforma e mi sono interessato a qualcosa che a me interessa e mi fa crescere, mi accresce. Io per esempio il mio racconto è la cultura, i nostri tesori, i musei, le cose gratis, una cosa che l'utente chiude e dice oh buono, tu c'hai tutto figlio, dice oh, andiamo un po' là che sta cosa è gratis. La stessa cosa è magari io che ne so, uscivo con una ragazza, non capita perché vado un bianco rovinato, e dico oh, voglio andare a mangiare la carne o con amici. Sì. Fammi andare a vedere, va, dopo sanna oggi. Vediamo, piacemi ancora che ci dici. Se io ti vedessi a te che oggi invece è soltanto il, oggi siamo qua bellissimo. Frega un cazzo a nessuno. Quindi è verità. È verità, ma, e informazione. Ma li puoi ancora inculare quelli dall'altra parte dello schermo o no? Secondo me. L'Instagram è sempre la finestra che tu fai vedere, cioè tu decidi cosa far vedere, no? Esatto. Anche tu magari quando fai un video, magari un pezzo che dici sto adesso mi è andato male, non lo famo o lo rifamo, c'è sta il momento in cui un pochino te l'aggiusti. Sì. Poi logico sta a te essere quello che non sei, piuttosto che invece rimanere quello che sei, decidendo comunque sì, lo faccio vedere, ma comunque a modo mio. Io so dell'idea che non puoi più inculare nessuno nel 2024. No, perché tanto poi la gente se ci va... Te sgama, no? E fa pure la figura di merda e poi inizia a perdere credibilità. Prima era soltanto il, come dicevo, faccio la foto della scarpa da 1200 euro di Dior, ma hanno regalata, ho comprata, me magno pane e cipolla perché c'è una lira, non lo saprei mai. Adesso fortunatamente le cose che sono cambiate. E tu stai per inciampo, tu sei nato su Instagram, poi hai fatto, visto che creavi i contenuti, ti sei aperto pure TikTok, Facebook e YouTube? Facebook ce l'ho, ma lo usi da... Ci provo con la... tipo scrivo ai ragazze. Lo uso per rimorchiare come i vecchi. Ok, Rattusi, sì, capito? Sì, ciao, sì, sei bellissima, sì. Grazie dell'amicizia con la rosa con i glitter. Allora, là c'è un bagarospo di 13 anni. Tu ce l'hai Facebook? No. Bravissimo. No, vedi, c'è un ragazzino di 13 anni, Facebook non sa manco che è, c'è capito? Più roba per noi. Esatto. C'è la concorrenza. No. Sì, sì, no, per le piattaforme ce l'ho tutte. E, però, vabbè, io perché di mestiere faccio l'art director in un'agenzia pubblicitaria. Ah, ecco, esatto. Tu che dalla vita che fai? La vita mica faccio influencer. Non fai l'influencer. Ah, sì, influencer intestinale. Io di mestiere sto 10 ore al giorno dentro un'agenzia pubblicitaria. E che fai? L'art director. Le pubblicità che vedete in giro, ultimamente ne avete visto in giro, di una nuova rebranding, di una nuova... come dire, non te lo posso dire, vabbè, però ma, allora, lo dimmi, faccio io. Dimmi qualcosa professionale tuo che hai fatto in passato, figo. Tutta quanta la roba dei Poste Italiane la facevo io. Poste Italiane? Gli uffici postali che voi andate, ancora adesso ci stanno locandine, video, cose che ho fatto io. Ah, ok, uffici postali. Poi vedi, qualche altra pensa cosa? Pensa che bello. Dai, arite, mi ricordo ancora i colori, i codici colori, pensa quanto ah, sono sì, qualcosa di più pop? No, ho fatto per esempio il lancio della Nike qua con Athlete's World, di una scarpa che era tutta particolare fatta in tela. Ne ho fatte varie, ne ho fatte. Tu sei l'art director di questa agenzia, quindi tu sei dipendente da un'agenzia. Ai tempi era un'altra agenzia, mo sto da un'altra agenzia. Ok, quindi art director. Come dicevi padre, faccio i disegni col computer. I disegni col computer. Grafico, cioè, pubblicitario. Ma al lavoro tuo te la comandi o sei comandato? Ma che comando? Ma io comando manco a casa mia, che vivo pure da solo. Ok. Nelle mie multipersonalità non comando manco io. Quindi sei dipendente? Sono dipendente, certo. Art director. Che è la mia. E che ne so? A che sei? A Roma. Non si può fare. Cioè dovresti lavorare a Milano, fammi capire. Ma manco lì. Dove devi lavorare? Dipendente va benissimo. Ah, dipendente, ok. Sono una bellissima partita IVA. Ah, ok, perfetto. Quindi saluto gli amici della Guardia di Finanza che in questo momento vorranno fare un accertamento. Tutto pagato. Ok.
E poi ti è venuto in mente, dice, mo racconto Roma. E poi visto che sono un creativo, no, visto che sono un creativo, ho detto, ma fammi fare una cosa, ma fammi via queste piattaforme, fammi almeno divertir là. Sono creativo, sono sì. creativo, fammi divertir, proviamo. E piano piano con vari flop, lo sai pure te, tocca provare. Tocca a vedere, tocca questo va bene, questo va male, questo sì, questo no. Una cosa che pensi che va bene, magari invece non piace alla gente, ma piace solo a te. Devi capire come addirizzare il tiro. Un bel giorno, quando un pochino scimmiottavo tanti altri videomaker, content creator che vedevo, ho detto, ma io non so, fammi provare un po' a essere come me. Come se stessi a parlare con te. Ragazzi, avete sentito che frase ha detto? Fammi provare ad essere me. Torniamo sempre lì. Fammi. Non mi fa finta di essere qualcuno. Torniamo sempre lì. Quando uno toglie il velo e decide di essere se stesso sui social, è il momento in cui scatta qualcosa. O so cazzi amari perché esageri. Esatto, scatta qualcosa. E lì emerge la personalità. Vabbè, la gente... perché logicamente è nel tuo, quindi non ti devi provare a inventare niente, cioè non ti devi incanalare niente, non ti devi inventare un altro modo di comunicare. Sei te. Sei te. Parla. E alla fine mi sono reso conto che io sono di Roma. Tu sei di Roma. Aspetta, Giulia, voleva mangiare. Ma ci volevi portare qualcosa da bere? Ci porti due prosecco, un calice. Per lui con la droga dello studio. Che vuoi, rosso, dopo. Che vuoi? Eh? Che vuoi, rosso? Come ti pare, famo rosso, cagare? Io faccio le bollicine. Ok. Allora pure io, dai. Dai, facciamo okay, se... grazie. Sì, sì, grazie. Allora, diciamo, decido siamo delicati. Decido di essere, devi essere affinato. Oh, è rosso che la carne, non va più. Andava quando hai aperto Instagram, te. Voi ci devi mettere la bollicina. Io sono il chinotto nei ritatuato, figurati un po' te. Ah, sì? C'è gente nei ritatuati, figurati un po' con chi stai a parlare. E no, il discorso sì, è che alla fine ho detto, sai che c'è? Perché devo incastrarmi in una cosa che vedo che funziona per qualcuno, ma non per forza deve funzionare con me. Esatto. Ok, e ho detto. Scherziamo, vediamosela bene, piuttosto che deve essere un peso, piuttosto che deve essere qualcosa, e ci ho provato. Poi ti ripeto, mi sono iniziato, ho detto, sono romano, come tutti i romani nella mia città non la conosco per niente. Esatto, sto parlando di anni fa, di 4 anni fa, ho detto, la mia città non la conosco per niente, quindi fammi utilizzare questo mezzo per riscoprirla, girarla, raccontarla. Logicamente sono partito dalle cose più blasonate, certo non è che ti raccontavo il Colosseo, perché non è che sono Alberto Angela, però il discorso era... Io sono local, chi non conosce, cioè fammi fare la cosa da romano, non da turista, lo sapete che a Roma esiste il Colosseo? Cazzo. No, ho visto video di content creator tipo De Padova, De Mantova, non mi ricordo, dire vi porto in un posto segreto di Roma Argianicolo. Insomma. Ma li mortacci allora, tua. Quindi capito, era quello, finalmente poi rischi che ti incastri in un discorso di banalità. E quindi ho iniziato a raccontare la mia città da local e automaticamente riscoprirla e automaticamente mi sono accorto che la nostra città, penso pure alla tua, sì, pure la mia, sì. Dovrebbe? Sì. È praticamente quasi tutta gratis. Ah sì? A parte 4 musei, o stanno a chiamare, amici della finanza. No, il mio amico Federico Famoso, che finalmente finirà in un video, sentiamo che vuole. Lo mettiamo in viva voce? Colonnello della finanza, dall'altro. Federico, dimmi tutto. Stai afficiato? Sì, sto a registrare un video. È urgente? Vediamo un'altra volta, dai. Va bene, ok, ciao. Eccomi qua. Oh, vogliamo sapere Federico Famoso se... Prego, ma che scherzi, dacci tutti... Grazie se Giulia. Bollicina. Oh, grazie Giulia. Quella con Rufilin è il suo. Senti Fabri, evitiamo di far brindisi con loro. Ma che vuole fare? Ma che sei sicuro? Ok, perfetto. Quindi Roma è a gratis. Roma è completamente gratuita. Tu basta che ci pensi, la Basilica di San Pietro è la basilica più famosa del mondo, con all'interno la Pietà di Michelangelo, con all'interno tante da qua roba che manco veramente così, è gratuita. È gratuita. La famosa, più banale, il San Luigi dei Francesi con dentro il ciclo di Caravaggio, è gratuita. È gratuita. L'Esta di 63 è gratuita, lo so pure io. È gratuita. Lo so pure io. E piano piano, e poi diventa un ciclo, no? Perché automaticamente mi fomento, mi piace sempre di più scoprire cose nuove. E quindi diventa che esistono anche tanti musei gratuiti, tante mostre gratuite. E quindi è tutto un ciclo. E ti accorgi che Roma è così da 2000 anni. Noi piamo, accogliamo tutti e non ce ne frega niente. Poi logicamente fai il video e fai quello che fa. Però che deficienti che siamo, che non famo pagare niente. Cazzo, poi costa un euro. Però un euro. Scusa, però, mi viene in mente una cosa. 0,50. Allora, come ti poni nei confronti del ministro della cultura che ha messo a pagamento il Pantheon? E mentre pensi alla risposta, chiedo al Bagarospo tredicenne se ci fa qualche video uzzo, così se lo spariamo su Instagram.
E secondo... ha messo il Pantheon a pagamento. Allora, secondo me è giusto. Prima la tua. Nel senso che alcune cose sono giuste perché ci può stare, perché vuoi non vuoi, ha comunque un introito della città. Nel senso, vai in giro per il mondo, qualsiasi cosa a pagamento. Sì. La cosa che secondo me diventa indigesta al romano o all'italiano è il fatto che dici fino a ieri era gratis, poi metti a pagamento, sai che mi stai a coglionare. Però vuoi non vuoi, quella è una fonte di guadagno che la città ha e che non ha mai sfruttato, perché se io tutto al giorno ho 1 milione di turisti, vuol dire che ogni volta fino adesso ho perso almeno 5 milioni di euro che non sono mai entrati. Allora, se il ministro San Giuliano o al ministero stanno a vedere sto video, o Gotor, l'assessore alla cultura di Roma, siamo fottuti, perché questi si diranno: oh, andiamo a vedere tutti i video dei mister Unique Life, vediamo tutto ciò che è gratis, lo mettiamo a pagamento. Cazzo, hanno stato a parlare col Vaticano, se la vedono fra di loro con Ior. Ah, e tu te tiri indietro. Ma io mi chiamo fuori. Tu te pago il mio obolo e c'ho, no? C'ho le chiavi. Questo. Vabbè, quindi se c'è sta, secondo te ci sono ancora cosette se possono mettere a pagamento? Se tu pensi che il Vittoriano, che il Vittoriano è gratis. Sì. Se vuoi salire fino a sud devi pagare, ma certo, è gratis. È gratis, è gratis. Quando tu rientri c'è anche un museo, cioè c'è tipo, comunque lì c'è una cosa del un biglietto che ti vale per 3 musei. Cioè, è quello che ti dicevo, cioè ci sono monumenti, c'è uno tutto il mondo da vedere a Roma e noi ce l'abbiamo gratis. E lì è stata la spinta per dire fammi un po' vedere, fammi un po' raccontare. E vuoi non vuoi, in un periodo storico di crisi, la famosa crisi che è dal 96 che va avanti. Noi ci siamo cresciuti con la crisi. Tu pensa a una famiglia di 4 persone che vengono, mamma, papà e 2 figli, o che te parte una coppia e 2 figli. Tu pensa che fosse tutto a pagamento, pensa anche soltanto a un museo che costa 15 euro. Ok. Per 2. Sì. Più 4 ridotti. Più magnà. Più... E quanto ti costa? Ti costa. Quindi il discorso anche di fare una realtà che sia gratis e raccontare un'idea di in una giornata puoi fare questo, 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 questo e questo senza spendere una lira. Figo. E senza nemmeno a magnà magari qualcosa che non è manco di Roma, che sta vicino al Pantheon, che sa di tartufo da milioni di chilometri, che bada come la fuma, non fuma per niente, ma lasciamo perdere. Polemica. Polemica, polemica. Polemica. Perché quella ti costa più di tutto quanto il museo. Però il discorso è quello, se tu ci pensi puoi fare delle giornate a Roma vedendo delle cose completamente gratis, e il mio format lo porto in giro. Adesso sono stato a Londra per i cazzi miei e mi sono fatto 3 giorni di roba solo gratuitamente. Londra gratis. Londra gratis. Che mi ha fatto malissimo, quelli mi mandano a merda. Perché se esci da Roma, poi se esci da Roma perdi la. Perdi, no? No, non è detto, non credo. Fidati. Dici. New York, cose. Ho fatto reel il giorno dopo, ho fatto 480.000 così, boom. Ok. Perché comunque non vuoi, poi diventa che. Vuoi, come ti dicevo, dopo inizia a essere qualcosa che non sei più riconoscibile. Ma diventi allora, il. Ti porta a vedere una cosa. Domanda. Capito? Perché, visto c'è tutto sto seguito, tu c'hai già il tuo lavoro, e ce l'hai il seguito, dai. Sotto casa. Te ferma la gente per strada? Sì. Che te dicono? Me dai i soldi. Così. Mi devi ancora 60 euro da quel giù. Che te dicono? Quando te fermano? No, beh, mi guardano e mi fanno a gratis, so io. Ok. Vabbè, farite. Ancora non ti pesa sta cosa? Ti piace, ti fa piacere? Farite, mi farite. Allora, scusa. Tu potresti fare il tour di Roma con Mister Gratis? Fatto pagare? Ci hai pensato? 2 cose. Uno, lo facevo dopo il Covid, ma non lo facevo io. Mi appoggiavo ad associazioni culturali e usavo la mia community per andare nei musei che non ci stava nessuno. Quindi con l'associazione culturale, le guide ufficiali, tutto quanto, e il comune, io usavo il mio bacino d'utenza di follower per spostare e portare gente a vedere cose di Roma che non avevano mai visto. E l'ho fatto. Si chiamavano Mister Unique Coffee. Abbiamo fatto 50 visite in giro per l'Italia, Milano, Roma, Genova, Napoli, in posti dove la gente non sarebbe mai andata, perché non ci stava nessuno. Poi fortunatamente adesso il turismo è triplicato. Ok. Però io personalmente c'ero anche tempo. Io una giornata con te la farei volentieri. Cioè, capito? Pagherei per venire con te però a girare. Io non sono una guida ufficiale, io sono un local che racconta la sua città. No, venite con me, venite. No, faresti? Non si può fare. A Roma non lo, per 2 motivi. Uno, perché c'è una professionalità che deve prendere il patentino, deve studiare per farlo, e quindi è una professionalità che non ho e che non posso usurpare. 2, perché stai a Roma. E quindi? Mi mettono sotto la macchina. Ah, ok. Ma poi, perché ti ripeto, non è il mestiere mio, è il mestiere di chi lo fa e che c'ha e lo può fare. Io infatti per fare quelle cose che facevo mi appoggiavo a associazioni culturali con le guide certificate, andavo al museo, eccetera, eccetera. Ok, eccetera. Senti, quando hai capito che il format a gratis funzionava? Che funzionava non lo so, che piaceva, mettila piaceva, così. Che piaceva. Quando ho iniziato a vedere i numeri, come ti dicevo prima di entrare, io in un anno circa ho preso dai 150 ai 170 mila follower, perché
adesso, come dicevamo prima, la piattaforma Instagram, come dicevo, io su Instagram sono il più alto di Roma. Su TikTok sono il più alto di Roma, in che senso? Sono con numeri, sono il più alto di Roma. Dedutti? Con Instagram sì. Ah sì? Su TikTok sono una pippa al sugo. Una pippa al sugo. Vabbè, su TikTok è un'altra piattaforma. Sono una pippa al sugo. Però il discorso è stato quello, è stato che appunto poi la piattaforma funziona che se Reel va, lo sai pure te, quando parte tu inizi a dire, fai ogni volta che aggiorni sei 59, 79, 89, bam bam, bam bam. Ho fatto vari, ho avuto lo scorso anno, proprio per questa cosa che dicevamo prima, di essere nuovo, divertirmi, giocare eccetera, è arrivata una novità, e anche la gratis è diventata, era una novità, adesso sono sbucati un sacco di Reel gratuito. Questo non si e te paga. Copiano, no? Friccio sta, che ci frega, siamo romani. Te copiano tutti, te copiano. E quindi lì ho avuto vari push, me vanno tanto, vanno per... Poi, come ti dicevo prima, ci sono dei reel che piacciono molto, o che secondo me piacciono, dico, questo piace sicuro, questo... Ah, merda. Poi c'è uno che metto, magari che è su la sgurgola, che è così, boom, 4 milioni. Ok. E tu dici... Vabbè. Quello che ha fatto più numeri qual è stato? Quello che ha fatto più numeri è stato prima che TikTok e prima che Instagram lo scorso anno, che era, c'è avuto lo scazzo con la SIAE, sì, che sono saltate, sì, le cose, sì. Ed era un fare colazione a Coppedè, quindi vedere un quartiere particolare, andare da Grue, quel forno, sì, da sì, Grue, sì. Quello gli ha svoltata. Grue mi chiamò e mi disse: leva sto reel, non gliela faccio più, non c'ho più, ho finito i maritozzi. E mi ha fatto tipo 8 milioni e 4. Cazzo, 8 milioni e 4? No, scusate. 8 milioni. Con la mia fortuna, poi è arrivata Asia e boom, me l'ha buttato giù perché ci stava la musichetta, la musichetta sotto. Vabbè, però l'ho rimesso, ho fatto 4 milioni. Quelle sono dinamiche che uno non può. Che allora arriva Asia e tu non puoi fare un cazzo. No, okay. No, però vabbè, ripeto. Quindi per la piattaforma tu lo sai. Cioè, spiegamela. No, questo c'è un mistero. Ogni tre giorni cambia, allora, il format. Tu fai un reel che ti fa 4 milioni, 8 milioni, cioè 300 mila. Mi spieghi come fai a non guadagnare manco un euro? Costa. Cioè, ci guadagnerai 2 euro? Con Instagram ci guadagni o no? No. Zero. Mi chiamo ogni tanto qualche collaborazione e se la faccio, se no non la faccio. Perché allora non ti chiamano? Ci sarà un motivo. Forse perché sono un cavallo selvaggio. Ah, io intervisto solo cavalli selvaggi. Perché comunque, se mi stai io riesco a trarre solo i cavalli selvaggi. Allora, finora ho fatto Franchino, che è il più selvaggio dei selvaggi. Ho fatto il selvaggio dei Terni, zio Commanda, quello è un altro selvaggio, e mo tu che te definisci selvaggio. Io sto zitto perché sennò ti dicevo un par di cosette, ma è meglio che sto zitto. Sui due precedenti no, ospiti. Su uno. No, il mio pensiero, sei chiaro, Vabbè, se lo vuoi dirlo, aperti tutti. Stiamo qua per mangiare. No, il discorso è quello, è che se vuoi, tra virgolette, fare Instagram, devi avere, per me, per il mio pensiero e per la mia esperienza, un certo giro, sì, una certa conoscenza anche delle persone che ci girano, una certa accondiscendenza, capito? Devi fare Instagram, devi fanno bene certe sì, cose. Se domani quello ti dice fai questo con questo, do 100 euro, tu dici sì, lo fai. Quando invece c'hai 45 anni a luglio, okay, una testa, i cazzi tuoi, il lavoro tuo, il lavoro mio, e vuoi non vuoi non te pieghi a determinate e dici di no, la stessa cosa mi insegni te, tu a un certo punto tu sai che c'è, raga, io la strada mia me la faccio da me. Okay. Vabbè, me l'ho raccontata, perché mi faccio la strada, perché almeno così non devo rendere conto a nessuno se domani devo stare e oggi sono stato qui col mio e io dico raga, ma che è sta roba, lo faccio, ho fatto delle collaborazioni, ho delle collaborazioni che però sono in linea con me, capito? Vieni Giulia, vieni. La Sturiana. Ma io ho chiesto la fragosta del Carrefour. La Sturiana, senti che odore, senti. Puoi portare una forchetta anche per Giacomo, che poverino. No, lui stava male, è stato male la cosa, scusa. No, quello è Giorgio. Giorgio è stato male, non mangia minestrina. Giacomo viene pagato a bistecche. E quindi questa gli ha domandato lui, no, l'osso, l'osso. Andrete, la sala di vedere, non so, ma che è il cane. Oh, dai, Fabri, questa se mi dai un coltello decente. Arriva mo il coltello, guarda qua, cottura al sangue, A Roma non si dice a gratis, ma si dice delicatissima. Senti che annusa. Ma che annuso? Senti che odore, ma senti come è penetrante. Il coltello mi funziona questo. Mo arriva Giulia col coltello. Vieni Giulia, vai. Ma, oh là. Cari amici di Braceva, ancora voi sapete la mia predilezione a mangiare. Io volevo la patata sarda, non ci sta la patata sarda. Con le mani? La predilezione io a mangiare con le mani. Perché noi alla Magliana tagliamo. Che se ne dica, noi alla Magliana. Di dove sei? Da Magliana. Magliana Town. Degli anni 80, la banda della Magliana, il Canaro. Si scioglie in bocca. Senti che. Cosa credi? Un po' più di sale? Io vengo dalla Magliana. E, sapete il Canaro? Sì, il Canaro, diciamolo per chi non è. Dogman di Garrone.
Hai visto che lui alla fine buttò il corpo dentro una marana? Ha dato fuoco, ha tagliato le gambe, grazie. Sì. Ha dato fuoco e l'ha buttato dentro una marana. Sì. E quella marana davanti alla mia cucina. Mia madre quella mattina ha aperto la finestra e si è trovato più o meno tutti così con questa cosa fumante in mezzo. Ah, beh. E chi lo trovò fu un alunno di mio padre che stava col cane e disse: pensavo fosse una poltrona. Benissimo. Senti, ma la Magliana, dimmi un po' che quartiere è? Cioè, no. Noi ci abbiamo, sai, se fuori Roma dici vengo dalla Magliana, la gente dice ah, banda dalla Magliana. No. Che è pure un po', diciamo, banale. È folcloristico. Noi siamo quelli, normalissimo, no? Siamo quelli nati senza politica di corretta. A me me ne davano gente dei 16 anni quando ce n'avevo 10 ed era normale. Le famose siringhe appuntate su anni 80. Anni 80, vero? Ho avuto un paio dei compagni delle medie che non sono arrivati a 18 anni. Ah sì? Ah, là è vero. Vabbè, io vengo da quartiere. Pensa come sono diventato. Beh, io sono nato e cresciuto in centro, diciamo, altre dinamiche. Dove? A Porta Pia. Oh, e come sei diventato art director? Come sei diventato art director dell'agenzia? A 18 anni? Per 18 anni mi è sempre piaciuta la grafica. Sì. E ora mi ha detto. Che l'ha detto tuo padre? No, all'università non c'è. Oh. O te ne vai in America e te paghi un corso per farlo. O te ne vai a fare. Oppure. Uguale. Oppure te lo fai qua. Perché per mio padre era il. Se devi fare o devi fare il top. C'era okay. La pizza ai tempi che faceva i corsi, le cose. Sì. Solo che costavano non si sa quanto. E allora alla fine io la mattina lavoravo, mi ricordo ancora, come segretario dello studio medico, e il pomeriggio facevo il corso di grafica. Ok. E quindi ho iniziato a fare il grafico. Dopo 3 anni di corso ho fatto i miei bei 6 mesi a gratis. Solo 6 mesi? Solo 6 mesi. Che poi mi sono toccato. Per chi mi faceva lavorare non potevo andare avanti anni e poi iniziato a lavorare ai tempi c'era grafico, tutta, ricordi la bibbia dei codici della PlayStation? Non mi sa di no lavoravo, io facevo quella bibbia dei codici della PlayStation, tutte le combinazioni, triangolo, cerchio, tutti i giochi della PlayStation facevo io. Però quello è il lavoro grafico, non è il lavoro creativo, capito, era appena cominciato, c'avevo 20 anni, ma c'avevi e poi? E poi piano piano inizia a guardare intorno, inizia a prendere esperienza, inizia a girare l'agenzia di qua, l'agenzia di là e basta. No, perché se tu esci per strada e fermi 10 persone e dici che cosa fa un art director di un'agenzia pubblicitaria, 9 ti dicono boh. Allora, l'art director è un nome molto anni 90. Ok, ma come si chiama? Direttore creativo è quello sopra diciamo il capo sezione. Ma non ti mangi il grasso? Dopo un momento. Cioè braciami ancora e non ti mangi il grasso. Vabbè. La direttore è colui che ha l'idea creativa, la sviluppa, la porta avanti in base al brief che ti manda il cliente. Ti piace il brief? Non bellissimo, fammi un esempio. Tu mi dici devo fare una locandina. Beef Bazaar mi dice devo fare una locandina, ma ti devo stronzare. Veramente una locandina per. Va bene. Logicamente si fa un progetto, si fa una comunicazione integrata, si dice. Dici non fa solo la locandina, fai pure Instagram, fai pure questo. Tu crei la grafica come la vuoi sviluppare per fare poi tutta un'immagine coordinata che si svilupperà e che andrà a chi assiste per informarlo su quello che vuole fare. Ma senti, da ragazzino ti sentivi strano? Cioè diverso dall'altri? Ah ok, c'hai avuto il disagio? Da solo, sì. Ah ok, perfetto. C'è una cameretta. Ero punk, i capelli verdi. Ah, c'avevi tutte? No. Ok. Se la facevo il commercialista. È giusto, è vero. Ma no, noioso il commercialista, non te ce vedrei. Tra l'altro ragazzi, ma avete visto che stile che c'ha? Tu c'hai uno stile vintage strepitoso, è ricercatissimo. Dove vesti? Ci sarà qualche negozio? Questo è originale anni 50 Letterman americano. Sei i garzoni uguali, si chiamano Fatigue Pants del Vietnam. Ok, sei studiatissimo, sei. Bravo, si vede. Mi piace. Ste cazzate mi piacciono tanto. Ho riconosciuto l'orologio soltanto da volume da cosa che c'avevi. Ah sì, hai riconosciuto dove mi sono fatto il cinturino. Troviamo Emilio Colonna. Il cinturino di questo orologio, ok? L'ha riconosciuto. Vabbè, c'ha l'occhio, grande osservatore. Okay. L'occhio è storto, uno è storto. Uno è storto, dopo l'incidente ancora di più. Hai fatto il botto con lo scooter, ho visto. Frontale. Come andata? Uno ha tagliato la strada, è entrato dentro al garage, io mi sono trovato davanti. Ah, perfetto, ok. E qui si è fatto peggio? Polsi rotti e gomiti rotti. Ah, ancora ce l'ho. Quell'altro? No, niente. Ah, ti ha detto male. Ci aveva torto quello? No. Vediamo. Vediamo, deciderà. È tutto in mano agli inquirenti. Ok, a posto così. Va bene. Senti, allora diciamo invece, che se da domani smetto di fare l'influencer vuol dire che mi hanno pagato tanto. Te lo auguriamo. Amici di Bravo Cimi ancora, auguriamoci che mister Unip Life. Io non ho fatto grazia, se non via, ti dispiace. Via, tutto tuo.
che mi sei, non è grasso, è sapore, ricorda. Cos'è? Non è grasso, è sapore. Se tu lo ciancichi bene, a modo di chewing gum, tu emerge, ancora ce n'è là, ma io dico, emerge, ma tutto, grasso freddo? Emerge tutto quello che la mucca si è mangiata. La sugna. Senti tutte le erbette che la mucchetta si è mangiata. Questa è asturiana, poi. Vabbè, che si mangia? Asturia, che si mangia? Ah, c'è un fatto. Dimmi. Che ne dicano i nazionalisti, gli spagnoli e i portoghesi, sono molto bravi ad allevare il fatto loro, gli animali, sanno il fatto loro, hanno due palle tanto, e io quando posso mi mangio una bistecca. I famosi coglioni di muro, no, quelli sono umbri. No, quelli sono umbri. Io quando posso mi mangio una bistecca o spagnolo o portoghese, perché hanno delle razze autoctone. Questo vabbè, è molto come il prosciutto, no? Ok, comunque, sì. Insomma, no, pure il prosciutto insegna. Vabbè, ma esatto. Non è che se potevamo, non è che se difendiamo noi, eh? Senti, invece, ti chiedo, prendi collaborazioni con qualche influencer, l'hai mai fatta? Qualcosina? Perché di solito adesso si va, no? Tra influencer si fanno collaborazioni. Ho fatto con Eccellenza Italiana, ho fatto una cosa su un reel free, su la signora delle bambole che sta qua a Roma. Ok. Sto con te a tavolo. Ok. Basta, ok. E c'è qualche influencer estero al quale ti ispiri? Cioè, pigli spunto da qualcuno? No. No, ok. Come dicevo, all'inizio guardavo un po' le cose, però no. Chi è che dice a gratis in giro per mo? Ah, non credo nessuno. Ok. No, sinceramente no, però vuoi non vuoi, l'occhio sulla piattaforma ce l'ho sempre, pure per vederlo. Però non hai percepito qualche cambiamento, secondo te? Hai subodorato qualche cosina che... Sulla piattaforma, dici, in generale, sui social? Beh, ultimamente Instagram ha ricambiato un'altra volta, infatti che un mese fa era un down. Ogni 3 giorni cambia. Se prima però mi facevo il sangue amaro, come dicevo prima, del però devo fare, però oggi non sono riuscito, però oggi non sono cresciuto, adesso è, io il mio lo faccio bene, sono convinto di quello che faccio, campo sereno così. Allora, io ti dico la mia, l'obiettivo mio è fare il contenuto migliore per il mio pubblico, cioè il mio pubblico ama la carne, quindi io mi invento la qualunque per portare le migliori esperienze, il miglior racconto carnivoro, food, al mio pubblico. Certo. Poi incrocio le dita, io non lo so come andrà quel lavoro, magari va bene, magari va male, non lo puoi sapere. Però dare il miglior servizio, certo, miglior quello servizio lo faccio in pure assoluto. Io. Ok, quello, il miglior servizio in assoluto. Ti chiedo. È quella roba che ti fa dormire sereno, che dici io il massimo l'ho dato. Quello che potevo, esatto, ho dato quello il massimo. Che potevo dare, ho fatto. Ho dato il massimo. Poi non dire, ricordiamo sempre che le piattaforme dei social non sono né meritocratiche. No, né puoi fare niente tu. Perché non è che se tu dici... Tu sai, dici che non sono meritocratiche? Cioè, dal mondo dal quale vengo, per me i social sono la meritocrazia allo stato puro. Io vengo da un mondo ingessato, io vengo dal mondo della stampa tradizionale, capito? Dove se volevo fare carriera dovevo mettermi in fila, perché davanti a me c'era il fio del senatore, il fio del deputato, il fio del presidente della regione e l'amante dei tizi. E quello va bene. E quello invece ero di non sono meritocratici, nel senso che non per forza se tu fai il prodotto migliore sei quello che avrà il riconoscimento maggiore. Ok. Intendo dire questo. Ah, ok. Non che non ottieni risultati. Dico sempre che se tu puoi fare magari un peso, non per forza che tu, ti faccio un esempio stupido, se ci fosse Braciami ancora due, oppure se ci fosse, no? Stick House sto cazzo, e lui avesse più risultati di te, ma magari tu sei il primo, sei quello che c'è più, non per forza vuol dire che se tu sei più bravo di lui, lui non potrà, tra virgolette, avere più successo di te. Ah, ok, sì, questa sì, cosa sì, di... sì. Perché non la dici tu? Ed è, arriviamo al secondo coso, che la piattaforma va da sé. Cioè tu una volta che hai messo il tuo contenuto, l'hai fatto, l'hai lavorato, l'hai potuto... Per segno la croce e vai. Non è che tu dici, oh Mark, l'ho fatto bene, mi spignilo. No. Non se lo fa. E ricordate sempre che tu sei ospite di una piattaforma. Quello sempre. Se domani Mark dice, mi sono rotto il cazzo, me lo levo. Tu devi stare zitto, dico. Fa pipa. YouTube la stessa cosa. Tutte le piattaforme. TikTok la stessa cosa. Siamo ospiti. Ma ti posso... Se domani crolla tutto e finiamo nell'era glaciale, basta. Allora, mi ha intervistato Cibo Today, che è il nuovo Roma sito. Today, Cibo Today. Esatto, è la Lacosta. Io gli ho detto, quello che mi ha intervistato, a Tonelli, il direttore, là. Gli ho detto, guarda, YouTube... Massimiliano Tonelli. Massimo Tonelli. Che divertente quella persona. Lui è nato con cucciolo X sulla schiena. Un saluto a Massimiliano. Ciao, Massimiliano. Lui mi ha chiesto, vabbè, però la piattaforma potrebbe cambiare. Io gli ho detto, senti, io sono passato per tanti editori, no? Il mio primo editore mi disse... il mio primo editore mi disse, il tuo lavoro serve per occupare lo spazio tra una pubblicità e l'altra. Io ho detto, guarda, YouTube è il migliore editore che io potessi avere, che non mi ha mai rotto i coglioni. Quindi se domani chiude, mi hanno chiuso 15 editori, mi chiude il 16esimo, sono abituato. No, certo, ok. Certo.
quindi, però vabbè, capisco quello, il tuo punto di vista. Senti, il rapporto con gli haters ce l'avrai pure te, no? Qualcuno ti dirà, ce l'hai haters. Li videochiamo. Li videochiamo? Ah, dimmi. Ciao, dimmi tutto, cucciolo. Davvero? E loro rispondono? Molti no. Molti sono fake, perché tanto così. Ah, non rispondono? No, molti sono. Ma molti rispondono alla romana. Tipo che... oggi una mi scrive, ho fatto un reel su una cosa su Villa Pamphili. E ho detto, nel video dico, via Aurelia e poi girate per Villa Pamphili. E uno fa, ma che c'entra Via Aurelia, sta su a Fregene, Via Aurelia antica, non ha messo il suffisso antico. Ah, non l'hai messo antica? Non ci vuole tanto, perché va. E io scrivo, scusa, ma fammi capire, Via Aurelia sta là. No, non è vero. Prendo la pagina della villa, copio la prima cosa, primo indirizzo è Villa, Via Aurelia antica. Perché io, la terza volta che quella ha scritto Villa Pamphili con la N, io ho fatto, senti, almeno le basi, con la M, virgola, manco mi segui, fine. Non ha mai più risposto. Non ha mai più risposto. Se no li chiamo, quando abbiamo pure con li chiamo. Ah, tu li chiami? Li vado a cercare pure, se no, su LinkedIn e li chiamo al posto di lavoro. Davvero? Sì, sì. Cioè, stavano un e le reazioni un paio di 60 anni che mi hanno scritto del tipo, questi romanacci mi hanno rotto i coglioni. Ciao Franco, dimmi tutto. Ma che mi frega? Cioè, ovviamente la vita reale è quella. Ah sì, sì, certo. Non è che faccio, Dio, cazzo, io vengo dalla Magliana. Ricordate che lui viene dalla Magliana. Per me è, parliamone. Cioè, non ti metti dietro a user 27 che ho 0002. No, quelli li odio. Capito? Li odio. Ma non è che sto a far minaccioso chissà che, eh? No, ognuno c'è, ci sono alcuni che gli haters... Ma non tutti, altri li blocco, me ne frega un cazzo. Ok. Sennò sembra matto. Ci sono alcune salutiamo persone... Salutiamo anche qui, non ho nessuna denuncia. Alcune persone si sentono male quando ricevono i messaggi degli haters. Cioè vanno in tilt. No. Ce la vivono male, capito? Ma sai quando vado in tilt? Quando vedo che l'essere umano... Cioè, il mio racconto è anche un input a dire, io non ti faccio il Piero Angela, perché non ti dico questa nel 1600. No. Io ti dico c'è questo, è figa, mi piace per questo, è gratis, oppure vallo a vedere. Io cerco di dare un input per alzare il culo dal divano e andarla a vedere. Ok. Quando trovo la gente che magari si ferma sul... però non ho capito come ci arrivo. Gente che mi scrive, io sto a Salcazzo di sopra. Come arrivo a Roma là? E dico, metti Google, metti scaricate l'app di Atac. Gente che mi ha scritto che autobus ci arriva là. E io lì che dico, non è che mi stranisco, ma rabbia niente. Mi cascano le braccia. Perché dico, cazzo, io cerco di darti l'input, però pure te dammi una mano. Okay. Ed è il discorso, è lì che mi sto. Perché poi però vedi i video di quelli che ti dicono, oggi siamo venuti qui, siamo fino qui, abbiamo preso la mano. Cioè, raga, così abbiamo i zombie. Ok. Sempre perché io so così, come ti dicevo prima, sono me stesso anche nei reel. Non ti racconto il tutto, poi allora impari, no? Ma raga, parliamo gli orari, le cose. E allora io l'altra volta... Stavo un attimo a studiare nel dettaglio i tuoi lavori. Tu hai fatto un reel dei 41 secondi una volta. Quella è la durata, un minuto, quanto fai? No, sì, 40. Guarda, uno 40 secondi durava. 45. Ok. 36, dipende. Cioè, proprio sono lavoretti. Anche perché ricordate sempre. Una volta durante un battesimo. Sì. Stavo al tavolo con delle persone, ero invitato, ero il più uno di una persona. Tutto al tavolo. E quello mi fa, io ti guardo tutte le mattine, era lei della coppia. Ok. E lui mi fa, pure io ti ho visto ogni tanto, e gli faccio a lui, mi guardi quando sta successo la mattina? Sì. E 40 secondi, quello, un minuto, cioè. Lo ammetto, anche io ti guardo quando sto sul cesso. Quindi oppure, ti ripeto, non è la mia parte, non è il mio racconto. C'è gente che 10 minuti, 15 minuti che ti racconta su YouTube o su altre cose, ci sta, non è la mia parte. Cioè, Alberto Angela già esiste, non è nelle mie skills proprio, quindi capito, come dicevo prima, è inutile che ti vengo lì a dire nel 1600 Vercingetorige. Certo, sì, senti, la soddisfazione, mi devi dire la soddisfazione più grande a livello umano che ti ha dato questa attività che fai su Instagram. Stavo lasciando il fatto che sono stato premiato da due sindaci per il mio impegno sociale su Roma. Ti hanno premiato due sindaci, sì. Che sono in ordine? La Raggi e Robertone. La Raggi e Gualtieri. Ok. Quindi gli ultimi due? Sì, gli ultimi due, giusto. Sì. Prima, dicevo manco i soci. Giusto. Ti hanno premiato? Sì. Ah, figo. No, la cosa bella è quando magari. Sì, ma fammi capire, quando loro premiano te, sono loro che vivono della tua luce riflessa. Quindi manco sanno chi sono. Appunto, quindi. Ma una volta mi hanno dato una medaglia che era tipo della Maradona dell'84.
una roba terribile. No, no. Quella è la ce l'ho a casa, ce l'ho a casa. Io in orto, vabbè, io lo racconto spesso. Il papà di un bambino autistico mi disse: guarda, mio figlio diceva due parole, mamma e papà, poi è capitato sui tuoi video, adesso dice tre parole, mamma, papà, ciccia. E quando ci sono i tuoi video fa ciccia, 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 certo. E ci hai creato questo legame, perché il nostro figlio è autistico e ha dei gravi problemi. E grazie a te abbiamo questa connessione. Ho detto: wow, cazzo, la pelle d'oca, io tutto pensavo, certo, tranne, certo, che creaste, certo, situazioni. Una roba tua simile. Ma sì, tutte le cose, ti ripeto, quando c'ho le famiglie che mi magari dicono siamo venuti, oppure c'è gente che mi dice: io non sono venuto a Roma per tanto tempo, perché sai che noi romani abbiamo anche una nomea, Roma c'ha una nomea del, molto spesso è una città difficile per turisti. Beh, sì, può essere difficile. È organizzata, sì, male, non ce la fa. C'è gente che mi ha detto: magari io non ci sono mai venuta, ci sono venuta, sono scappata. Gente scappata da Roma che magari sta in Canada e mi ha scritto: io voglio tornare perché vedo i tuoi video. E dico: ma io della mia città non ho mai conosciuto un cazzo. Figo. O le famiglie che mi dicono: siamo venuti e grazie a te magari abbiamo fatto tre giorni in cui appunto alla fine il costo è stato soltanto il treno, l'albergo e mangiare, perché tutto il resto che abbiamo, come dicevo prima, tutto il resto è stato gratuito e i miei figli si sono pure divertiti. Ok, figo, dai. Perché come dico sempre, no? È anche roba molto estetica, le chiese, i posti, le curiosità, no? Sì, sì, e sì, ti, sì, fa vivere la città in maniera, diciamo, 2.0, ormai non più 4.0, 8.0. 99.0, ok. È l'approccio un pochino più local, ma un pochino più romano, divertente. Ok, senti, tre cose. Uno, che ti fa incazzare dei social? Ma... come ti dicevo prima, intanto mi mangia la carne. È rimasta questa, prima, è la tua questa, eh? Poi, devi, poi c'è lo sfilettamento dell'osso. Come quella roba, come dicevo prima, è il fatto del quando le persone che magari. No, questa è riferita alla mia parte. Quando vedo delle persone che sono abituate alla pappa pronta e dico: datevi da fa. Datevi da fa, datevi da fa, datevi da fa. Ok. Il fatto che anche tanta gente però. Cioè. Anche prende per oro colato quello che vede, eh. Nel senso di, come dicevo prima, no? Ormai non si può più chiedere a nessuno. E quando vedo quelli che magari, soprattutto sulla parte food, e tu mi puoi confermare, ti fanno vedere il all you can eat di pizza unica, cosa eccetera. Poi lì devi andare mercoledì alle 4 di notte per 12 minuti, perché sennò poi. Raga, fa... quando il cibo costa poco, fondamentalmente per stanno in culo. Questo. Una cosa che odio sono i content creator che fanno la roba. Non a svilire, però a cercare per forza il contenuto virale che però sia legato a, come dicevo prima, ti porta a mangiare la carbonara più economica di Roma, quella che fa schifo. Ma cioè, uno, così stai svilendo una città, stai svilendo, okay, il lavoro di una persona, perché quella magari per te farà schifo, ma magari quello magari ci mette tutto l'impegno, certo, del mondo, e quello che riesce a fare. Poi, capito, è lì pure il discorso di cercare di fare, oppure quelle cose come mangio 28 tipi di merendine. Che cazzo di contenuto? Cioè, quelli li odio, li odio. È intrattenimento. Domanda. È intrattenimento. Ognuno fa come. Aspetta, a monte, amici della Guardia di Finanza. Ognuno fa quello che gli pare, eh? Ognuno c'ha il suo canale. È il mio pensiero da 44enne, 45, che dico: so vecchio, quella roba. Magari il pupo, mio nipote, che ha 11 anni, quella roba invece gli piace, no? Vedi appunto quelli in Thailandia che si mangiano, no? I pesci giganti. Aspetta, ci sta uno che si chiama. Avocado. Thomas Hungry. Quelli che mangiano. Io mangio 44 Kinder Bueno. Io dico: boh, ma il valore aggiunto dove sta? YouTube anch'io è morto. Eh? YouTube anch'io è morto. C'è morto, infatti. Però. Lo c'è morto. È intrattenimento. Ognuno fa come gli pare. Io non capisco il senso del valore. Chiudo e dico: beh, quindi, boh, che cazzo ho fatto? Esatto, io lo chiamo valore aggiunto. Dall'altra parte, come ti dicevo, invece, la parte del vado a mangiare quella più cattiva, vado a fare più quella, pure là, vedo che secondo me è un accanimento su. Sia chiaro, quella fa schifo, ok. Fa schifo pure se non la racconti. Ok, sì, sì, sì. Capito? Senti, altra cosa, sto fatto che tu hai detto sempre: ti faccio vedere Roma a gratis. No. Tendenzialmente la gente ti conosce perché tu sei quello della gratis, no? Sì. Senza il finale, però. A gratis. A gratis. Ah, ok, scusa. Come ho detto a Caterina Balivo l'altro giorno su Rai 1, è baritonale. È baritonale. A salire e poi a scendere delicatamente. A gratis. Non potrebbe averti fatto portare un target dei poveracci? Di gente che c'è esordi? Beh, secondo me no. Ok. È di gente che invece approfitta proprio per, come ti dicevo prima, uscire di casa. Ok. Perché logicamente quella cosa è una cosa in più. Perché tanto il Museo Capitolino e la Cappella Sistina la conosci. La conosci. La devi pagare. Ah, ma tutte queste ricerche come le fai? Girando per la mia città, prendendomi vaffanculo dai portieri. Posso entrare in quel palazzo? No. Ah, ma proprio per favore. Pigli e parti. Entro. Grande figa. Tipo l'altra volta è successo, quest'estate, che a Fontana dei Trevi, dentro un cortile c'è una fontana del Bernini. Nel condominio. Così. Posso per cortesia guardare? Questa è Roma. E quello, tu entri, c'è la fontana del Bernini. E il portiere mi ha chiamato dicendo: oh, ferma io. Cioè, la gente mi chiama, fa: io vado lì, però il portiere non mi fa entrare. Perché è Roma. Perché magari arrivano 200 persone.
Il portiere dice: ma che cazzo vede da me? I portieri di Roma sono una bellissima categoria. Roba c'è. Senti, una città che tu dici: cazzo, mi piacerebbe che Roma fosse simile a sta città, che ci avesse. Che prendesse spunto. Ci sta. Allora, Roma, ti faccio la frase proprio da romano, del tipo core di sta città. Roma non può essere nessun'altra città del mondo. E le cose che funzionano a Roma non funzionano. Cioè, dinamiche romane, noi romani siamo abituati. Tu prendi ti dico, adesso, amici milanesi non vi arrabbiate. Prendo un milanese. Sì. Lo faccio vivere qua per 2 settimane. Sì. Alla terza dice: ma voi siete matti, cioè, sì, voi siete pazzi. Sì. Me lo dicono spesso, lo dicono spesso. Noi romani siamo per noi la normalità. Esatto. Ma perché la città, Roma è 13 volte Barcellona e 14 volte Parigi. Ok. Roma ha 37 quartieri. Il centro di Roma è grande come Trieste. Quindi tu stai a Trieste. Tu come cazzo fai a gestire una città che è grande quanto 8 città italiane? Certo. Se poi ti faccio vedere, amici. Amici che ci state guardando da casa. Ciao ragazzi. Non so. Ma chi erano? Sì, molto bene. Ti faccio vedere quella rossa è Roma. Ah, fai vedere al mitico Jack, adesso dovrà mettere a fuoco, poveraccio. Si era subito. Quella rossa è Roma, quelli là sono città italiane, quindi dentro Roma ci sono 3, 6, 9 città italiane. Le maggiori città italiane d'Italia stanno dentro Roma. Dentro Roma, vabbè, questo lo sappiamo. Ok. Logicamente. Cioè, l'idea per poter migliorare ci sta sempre. Ma è una città che ti ha dato uno spunto. Dice: cazzo, ma a me piace molto Barcellona, perché Barcellona è però è casinata come Roma, Barcellona. Appunto. Però, per esempio, cioè, tu non puoi applicare una Londra. Funziona ed è gigante, ma pure là tu non la puoi applicare a Roma. Perché la famosa storia, no? Roma e Londra c'ha l'underground, esatto, che l'hanno inaugurata quando Garibaldi stava ancora cercando l'Italia. E a Roma la famosa frase è: io qua spacco sotto un pavimento e sotto trovo una villa, ferma tutto, sono in tendenza 10 anni, ci stanno i soldi, fermi tutti. Esatto. E non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare. Capito? Ok. Roma purtroppo è unica. Questa. Senti, okay, la Meloni dove la porteresti in tutti i tuoi giri di gratis? È un giro scooter a Giorgia che lo farei fa. A Giorgia, un bel giro scooter qua gratis, come vuoi. Mi farei fermare a mangiare tipo un panino. Panino dove? Boh. Lei volta, è dalla Garbatella, no? Una volta c'era Giorgino a Corso Francia che mi sa che è chiuso. È morto 3-4 anni fa. Per chi non lo sapesse, Giorgione a Corso Francia era il classico zozzone del furgoncino che ti faceva il panino ignorante, ok? Salsiccia doppia sottiletta, salsa rosa e il cacio. A proposito, chiedo al mio bagarospo qui 13enne, lo vogliamo fare un format sugli zozzoni di Roma? Ma accompagni, vai. Giacomo, vieni con noi? Oh, il primo deve essere Manolo a Borgopio. Manolo a Borgopio, ok, lo famo insieme. Dai, lo conosci? Che c'è panini con i nomi dei tipo i supereroi. Sì, sì, Batman, che salsiccia di cinghiale. Che cazzo c'entra? E Giorgia la porterei a mangiare una cosa tipo a mangiare su un motorino, a mangiarsi una cosetta come si deve. Okay. Cioè sfiziosa. Ok. Certo, non da bagata come la fuma. Okay. E torna lì. Senti, la Schlein dove la porteresti? Ma un gelatino. Un gelatino. Sempre. Poi, con un buongiorno, buonasera. Ma Giorgia la vedo più carnale. A voi mi rispanta, raga. Dai. Se non ti stai a parlare, mangi pure la carne. Magna del senti la carnetta vicina al coso, all'osso. Il grasso freddo. Senti, ma che cazzo? Tempo qualche mesetto in America si vota, no? Dicono che vince Trump, arriva pure Trump a Roma dopo. Pure qua si vota, oh. Siamo i regionali, no? Ah, beh, sti cazzi, regionali, ce l'abbiamo. Capito? Arriva Trump a Roma, dove lo porti? Arriva Trump a Roma. Sulla salari, Perché ci sta più Silvio. Ci starà un ristorante sulla Salaria dopo. E, non ci sta più Silvio. Lo sapete che io porto? Allora, una volta sotto casa Alberto Sordi esisteva un ristorante che si chiamava Da Orazio. Che tu non conosci. Perché ha chiuso. Faceva la lombata di vitello al cartoccio. Senti, non gliela faccio, c'è porzirotti, tagli a mano. Poi fa che le mani, voi? Non gliela faccio, c'è porzirotti. Ah, c'è porzirotti. Faceva la lombata al cartoccio. Ok. Sotto casa Alberto Sordi. Sì. Con tutto un parco sull'Appia Antica. Ma che Trump lì ce lo vedi che si fa un vinello, si sbottona i pantaloni, la certa. Capito? Che fa così, porta la panna cotta. Che era proprio queste cose proprio trash, così. Bene, ok. E poi sono la Salaria. Invece mi devi dire in politico che dice, gli devi far fare un giro e tu gli dici no, questo non ce la faccio. Ma io manco so chi c'è adesso, lo posso perché dire. Perché sono uno in passato, uno che diceva questo non lo porterei manco. Dice questo non lo voglio portare manco da nessuna parte, se ne andasse a fanculo. Babbo, mi venga in mente roba tipo Cirino Pomicino. Ma Cirino Pomicino? Ma che ne so. Vabbè, stiamo a parlare di Prima Repubblica. Ma tu pensa a una cena con Andreotti. Ah, che ti racconta qualche aneddoto.
Non te lo racconterà mai. Tu la sai la frase di Andreotti al Papa, sì? No, qual è la frase di Andreotti al Papa? Non mi ricordo qual è il Papa che stava là, che diceva che voleva cambiare le cose. E Andreotti disse: Santità, lei il Vaticano non lo conosce. Hai capito, sì. Okay, ciao Giulio, se ci stai guardando, sicuro sei vivo sull'isola deserta. Sì, insieme a Tupac e Michael Jackson. Michael Jackson, esatto. Roma è una città provinciale, sì o no? Sì. Ok. Ce lo fai un format anche fuori Roma, Firenze, Venezia? L'ho fatto, dai. Ho fatto Londra, ho fatto Firenze, ho fatto Napoli, ho fatto Milano, ho fatto Genova. Ho fatto, ma faccio anche tutti i tesori che esistono. Per esempio, domani posterò, sabato mattina alle ore 9, posterò che a Genazzano, tu mi insegni che Genazzano si mangia, si beve tranquillamente, c'è sta terremoto, mio padre ci fece la cresima. Genazzano è un paesino qua vicino, Mio padre ci fece la cresima da terremoto, che ancora esiste questo ristorante, in verità ha 75 anni. C'è un infilo del bramante gratuito, abbandonato in mezzo a un bosco. No, tu vai là, poi vai a mangiare le fraschette, le cose. Cioè. Chi t'ammazza? Hashtag chi t'ammazza? Hai capito? Diventa un altro format. Senti, io volevo andare a chiudere, ti ho fatto una domanda, cioè c'è stata una domanda che non ti ho fatto, dice ti aspettavi, voglio dire sta cosa. Beh, io te lo dico però, 21 centimetri. 21 centimetri, perfetto. Allora, tutte le amiche che. Come diceva Bernabucci, compagni di scuola, e queste sono le tinte chiare. Va bene. A allora, lui che mi ha invitato, io ci volevo venire. No, no, io li invito, e poi mi piace perché sto invitando solo gente, diciamo, fuori certo le righe. Fuori le righe. Quali righe? Le righe quelle scaldiamo il piatto. Le righe della normalità noiosa, ok? Fuori le righe della normalità noiosa. Va bene, va bene. Come dico sempre io, ho provato a essere normale, sono stati 5 minuti peggiori della mia vita. Ma di una noia così. Vogliamo salutare Puppo? Giuseppe Puppo lo salutiamo, la gente dirà chi è Giuseppe Puppo. Andate su Instagram e lo cercate. Oh, se siamo detti tutto? Sì. Tanto lo sai, queste interviste vengono pubblicate integrali così. Manco un taglio. Che pensi, mi preoccupo? No, io no. Se poi dopo faccio chiudere sto canale, no. C'è il problema. No, a me basta morire. Giorgio, abbiamo detto qualcosa? Dobbiamo dire ancora qualcos'altro, secondo te? Vuoi un dolce? Che abbiamo detto tutto? Posto così? La vuoi fare te la chiusura del video? Dai, io l'ho fatta. Dai, la fa te. Dai, Madonna, dai, sta facendo. Dai, facci la chiusura del pubo, video. È il pubo, ecco. Allora, le nuove generazioni. Amici di Piacimi ancora. Chiusura del video. Bracciami ancora, Junior. Comunque, il grasso ne hai mangiato. Cioè, grazie mille. Bracciami ancora, il grasso ne ha mangiato. Io aspettate. I popcorn di grasso. È giusto che la chiusura del video la faccia Giorgio, che fino a prova contraria del DNA sarebbe mio figlio. Giorgio, ti lascio con Mr. Unicklife, è stato un piacere. Tu padre non ha mangiato il grasso, io, mamma, tu gli vuoi dire qualcosa? Vergogna. Che vergogna. Dici Giorgio, che ci dici? I miei video io li concludo così. E allora, i tuoi video, quelli non porno. Quelli. Vabbè. Quelli che c'è 13 anni, sta quelli buono, va. Allora, questa la tagliamo per forza. No, non tagliamo niente. E allora ragazzi, il video con come ragazzi, ma che attiva la campanella e segna dal canale, ma non sai come famo? Che volemo dire? Quindi spero che vi siate divertiti. La sua storia mi è sembrata questa intervista cruda al sangue, così c'è pure la commistione con la carne, stai detto con la schiena. E poi mettete like al canale, seguiteci per altre cose e di il canale tuo, va. Ah, il canale mio canale si chiama Gio Ruschio, questa scritta qua sotto, Gio Ruschio. Ah, devi pure mettere la scritta? Beh. Fammelo lavorare. Questo ti ho fatto da almeno 200 follower in più, Questo speriamo. Mi ringrazio. Speriamo. Oh, se no tu pare in converte in cazzo, che cazzo abbiamo fatto a fare? Ciao cuccioli! Ciao! Ciao ragazzi, ciao!